questo tutorial ti mostrerò non solo come inserire un video in un testo, ma anche come creare un titolo cinematografico di grande impatto. E se resterai con me fino alla fine, ti dirò anche un extra tip. Per prima cosa, cambia lo spazio di lavoro in sottotitoli e grafica. Lo puoi fare attraverso il menu Finestra, Spazi di lavoro, Sottotitoli e grafica. Oppure nel menu Spazi di lavoro, nella barra di intestazione. Inserisci il video nella timeline e al di sopra di esso aggiungi un testo. Lo puoi fare scegliendo lo strumento testo dalla barra degli strumenti o premendo Ctrl più T. Clicca nel testo per modificarlo e digita il tuo testo. Nella finestra grafica essenziale, nella sezione testo, scegli il font, la grandezza, lo stile e fai sì che il testo ricopra la maggior parte dello schermo. Ora, nella finestra degli effetti, e se non la visualizzi premi maiuscolo 7, nella barra di ricerca digita mascherino traccia. Clicca poi su mascherino traccia e trascinalo nel video. Spostati nella finestra controllo effetti, se non la visualizzi premi maiuscolo più 5. Nell'effetto mascherino traccia, alla voce mascherino, scegli il video 2. Questo perché nella timeline, al momento, il testo è su quella traccia. Bene, ora vediamo il video attraverso il testo. Dunque passiamo ad animare il testo. Assicuriamoci di aver selezionato il testo nella timeline. Poi spostiamoci nella finestra di controllo effetti. Sposta la testina di riproduzione all'inizio della clip. Nel tab movimento vettoriale, alla voce scala, clicca sul pulsante attiva disattiva animazione, l'icona del cronometro. Aumenta il valore adiacente finché non vedi scomparire il testo dall'immagine. Sposta la testina di riproduzione dove vuoi che l'animazione finisca, diciamo intorno ai 5 secondi, e clicca sull'icona ripristino parametro, la freccia. Questo riporterà il valore della grandezza del testo allo stato iniziale. Fai una preview dell'animazione appena creata. Come noterai, il testo appare lentamente all'inizio per poi accelerare verso la fine. Il che ci porta dritti dritti all'extra tip di cui ti parlavo all'inizio del video. Ma prima voglio chiederti di mettere un like al video, aiuterai l'algoritmo di YouTube a far trovare più persone questo video. Grazie mille! In generale, per regolare le curve dei fotogrammi chiave, si va nella finestra del controllo degli effetti. Ma non tutti sanno che c'è anche un altro modo per regolare i fotogrammi chiave, che per alcuni potrebbe essere molto più facile e veloce. Vai nella timeline, aumenta la grandezza della traccia del testo, spostati sulla chiave inglese e accedi al menu Impostazioni, Visualizzazione Timeline e spunta la voce Mostra fotogrammi chiave video. Poi vai nella traccia del testo e accedi al menu di scelta rapida cliccando con il tasto destro del mouse. Vai in Mostra fotogrammi chiave clip. Movimento vettoriale, scala. Come puoi notare, adesso i fotogrammi chiave sono direttamente sulla traccia del testo. Potrai così editarli a tuo piacimento direttamente da essa. Avvicinati ai fotogrammi chiave e clicca con il pulsante destro del mouse e scegli ingresso graduale. Ora l'animazione è molto più gradevole. A me piace regolare le curve in questo modo qui. Ora diamo un tocco più cinematografico aggiungendo la musica e degli effetti sonori. Facile facile, no? Se vuoi vedere altri contenuti del genere, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. E grazie per essere stati con me fino alla fine del video. Ciao belli!